Ciao ragazzi miei, super ciao, 65 di già, ma veramente, guarda che bella felpa rossa che ho stasera. Stanco ragazzi, questa pandemia, questa quarantena mi sta veramente... Io ormai dormo, mi alzo, mangio, ridormo. Ragazzi miei... Fatemi un attimo riprendere perché sto tutto il giorno già a E io ho resi... perso la pazienza. Come si chiama? Assassin's Creed Origins mi ha rotto, ma ha talmente rotto i coglioni che non lo so se lo continuo. Che gioia. Allora, buonasera ragazzi, iniziamo adesso questa live, inizia così. Da ora, ora, ta, siamo live. Buonasera ragazzi, super ciao, ma ciao bellissimo, siamo 55, io vedo 65. Grande Rico finalmente porti un gioco horror. Sì, purtroppo è la demo. Sempre stanco lei, è perché sì, ti sei fatto la barba, è vero, esattamente. Ah, guarda là, va. Come stai? Il gatto oggi, cioè, no, cioè, è fuori. Madonna, ragazzi, allora, stasera iniziamo... Cioè, iniziamo, facciamo questa demo, la proviamo e voglio dedicarla solo a questa demo. Guarda, bellina, sta vi giuro, nel video è più bella che nella realtà. È un rossiccio veramente rossino, bellissimo. Ma che bello senza barba. Buonasera, Richetta, l'hai messo il comando ai cavalli? Assolutamente sì. Se andate nelle info, cioè, quindi chi sarà il primo che lo fa andare? Aspetta, ora lo metto A io. questo affare li ho io tutti i cavalli! Perfetto, funziona. Si vede tutto a 160p. Non è vero, io vedo... No, no, funziona a 1080, quindi è la tua linea. Mi spiace, ma è la tua linea. Guarda che sto qui. C'è un riflesso del vetro che sembra che sia un taglio. Invece effettivamente è il riflesso del vetro. Sembra un problema grafico. Allora, ragazzuoli. Rossa di capelli... Rossa di capelli golosa? Rossa di capelli? Golosa... Di menestrelli. Ci sono 20 collezionabili da raccogliere in questa idea. No, com'è? Più bellino chiusa. Più bellino. Mi sono reso conto che ho fatto tutte le ultime live con la stessa felpa. Meno male stasera l'ho Così mi si incischia! sporcata. Almeno. Si incischia un attimo. Io ora si cazzeggia un po'. Si fa. Tanto la demo ho visto dura una mezz'ora. Quindi intanto si parla un po'. Mettiamo una musichina. Non voglio fare questa live lunga. Facciamo la demo, si parla e basta. Non si fa nient'altro. Mettiamo un po' di musichina rilassina. Ciao gamer, facciamo un gioco. Ipotizziamo che tu scarichi League of Mi hai Legends in rotto i questo esatto coglioni. Lo momento. posso dire che mi ha rotto coglioni questa pubblicità? Ma ha veramente rotto coglioni questa pubblicità? Non è possibile. Quanti anni è che va avanti la pubblicità lì? Basta! Ciao gamer. Dio santo, non la cambiassero! Un attimo, fammi mettere la camera meglio. Porca miseria, ciao gamer. Vaffanculo, ciao gamer. Momentaccio. Arianna Gan. Usa adblock? No, non uso adblock. Se no, è brutta così, brutta così. Devo fare delle luci meglio. Mi dovrei prendere un farettino. Usa adblock? No, no. Peggio di Origins o Death Stranding? No, allora, Origins e Death Stranding sono molto simili. Io veramente sono deciso di non giocare mai più gli open world perché credo che sia cambiato mentalmente e non li sopporto più gli open world. Veramente. Quindi questo mi fa anche pensare che forse Death Stranding mi ha preso ancora meno proprio per questo. Io probabilmente non riesco più a giocare agli open world. Non lo so perché mi rompe. Veramente mi sembra di perdere tempo. Cioè, sento che se mi mettessi in giardino a spaccare le pietre con un sasso mi divertirei di più, veramente. Cioè, proprio la sensazione di perdere tempo a giocare ai giochi open world. Io sono più per i giochi story driven, quindi c'è poco da fare. Ma lo posso. Posso stare con un taglio di luce sulla fronte io? Niente, c'è sta luce, non ci posso fare. L'unico modo sarebbe levare il posterino, ma. È il posterino, guarda! È il posterino di Ritorno al Futuro che mi riflette sul viso. Ma è brutto, non lo posso levare. Cioè, è brutto toglierlo, non posso. Vabbè, così, niente, ci becchiamo il riflessino sul viso. Io per la disperazione mi sono messa a giocare a LOL alla fine. Molto carino, soprattutto in compagnia. Dov'è Ambrogio? Ambrogio è andato di là.
perché stasera c'è stato tutto il giorno a dormire sul tavolo. Ora la mia mamma l'ha portato di là per dargli da mangiare. Ma cosa ti ha deluso di Horizon? Cosa ti ha deluso di Horizon Zero Dawn? Ecco, Horizon alla fine, se non altro, mi ha divertito al punto di giocarlo tutto. Quindi effettivamente è meglio di Assassin's Creed Origins. Non lo so, io Origins lo sto giocando, ma vi devo dire, mi ha rotto già coglioni in una maniera incredibile. Comunque, vabbè. Zelda Breath of the Wild, quello. Allora, considererò quello l'ultimo baluardo di open world che dovranno vedersela con la mia sopportazione. Però penso che Zelda è talmente bello che mi piacerà. Io ho giocato un paio di Zelda e sono belli effettivamente, quindi vediamo Breath of the Wild, che dovrebbe appunto rivoluzionare il concetto di open world. Fammi vedere se riesco. Ah, guarda. Ah, così si vede un po' meno. Però c'è lo stesso riflessino. Ah, guarda. Così non c'è più riflesso, vai. Ma che bello. Però sai che forse non è male questa cosa di fare le live chiacchierine, perché alla fine è molto molto radio, sai, molto radiofonica la cosa con la musichetta. Super, ciao ragazzi miei, bentornati a Radio Zero. Stasera parliamo dei vostri problemi di cuore. Ci scrive Valentina Nappi, che dice: non riesco a trovare la dolce metà, come posso fare? Hai dei consigli per me? Ma cara Valentina, potresti, non lo so. Ci sta a chiacchierare. Secondo me ci sarebbe Breath of the Wild 2, visto che l'uno ha già 2-3 anni. Deve uscire ancora. Visto il rumor di Spider-Man 2 PS5? Sì. L'ho visto, sembra molto interessante. Ovviamente bisogna aspettare che esca prima di poterlo provare. Però poi sono rumor, rumor molto rumorosi, quindi rumorini, insomma. Ma perché sento troppo casino qua? Mi hai fatto bagnare. Di solito non gioco molto più rumor. Breath of the Wild mi ha tenuto attaccato 350 ore, minchia. Allora dai, penso mi piace anche a me. Sei esperto di Resident Evil? Ne sei poco. Dunque, ne so poco, però ho giocato l'anno scorso Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7 e mi sono piaciuti abbastanza. Ci fai vedere cosa vedi tu? Cioè, noi vediamo te, ma tu cosa vedi? Com'è la postazione? Volete vedere la mia postazione? Volete vedere la mia postazione? Ma veramente volete vedere la mia postazione? E alla fine i rumor di Crash e ricordi si sono rivelati falsi. Ma vi pareva che lo facessero davvero? Ma io infatti, ragazzi, quando una notizia è vera o comunque c'è un fondo di verità, io ci faccio il video. Se il video non ce lo faccio vuol dire che non vale la pena. Io da oggi metterò sempre sta felpa. Incredibile, mi sta benissimo. Esci la postazione. Ma la postazione, no, se si arriva a 80 stasera faccio vedere la postazione. È un tavolo, dai, è un tavolo. Un bel tavolo, tra l'altro. Il tuo amico. Meno male si sono rivelati falsi. Io mi sono reso conto di aver ignorato tantissimi commenti mentre cazzeggiavo. Ciao ZeroDix, ti seguo dal video sul Crash di PlayStation Network. Sul Crash di PlayStation Network l'avrò visto decine di volte, incredibile, dal 2011. Sono quasi 10 anni, ragazzi. L'anno prossimo sono 10 anni. Rovinato grazie a questa pazzerella. A quando multiplayer di The Last of Us? Non lo so, vediamo. Quando verrà presentato un nuovo Crash secondo te? Secondo me prima dell'estate. Aprile magari. Ma sto Crash nuovo quando, appunto? Hai un po' d'ansia di giocare a horror? No, siamo in compagnia. Secondo me non faranno mai più uscire i giochi di Crash. Non ti sei denudato alla fine, la postazione almeno ce la devi, hai ragione. Ma non sono in forma, non sono così prestante. Trova tutte le bamboline. Io ormai ho già preordinato Resident Evil 3. Ci sono. Ah, ieri è uscito il rumor. Vedi. Il video domani con MJ. Sì, esce domani. Era uscito il rumor. Cioè, no, proprio la notizia sulle varie testate giornalistiche. Perché non sono giornaliste, secondo me, quelle che riportano notizie del genere. Che, cioè, sì, vabbè, ragazzi, sono inutilmente. Come si dice? Mi viene una parola, vabbè, sono un idiota. Scusate, sono stanco, ragazzi. Questa notizia, appunto, che su Amazon era sparito The Last of Us 2. Sparito, non si poteva più preordinare. Perché è stato cancellato.
per via del coronavirus, effettivamente la pagina di The Last of Us 2 non andava più, non usciva più nelle ricerche, non c'era più la pagina. E tutti i notizie, oddio, perché, chissà perché, cosa succede? Il pomeriggio è riapparso. Ecco. Ora, ma ti pare che loro hanno... Ma poi, anche se fosse che rinviano The Last of Us, ma è Naughty Dog la prima a dirlo, Sony che lo dice, non è che Amazon fa così, è normale che sia un errore, non c'è bisogno di farci gli articoli, i video. Metti il comando se stanco. Gnabbi, dov'è Jator? Oddio, dov'è Jator? Ragazzi, come, ciao Enrico, come va la stasera? Sono stanco. Yeah, il cristallo. Ma sono stanco perché non esco. Si sta in casa tutto il giorno, ragazzi. Io poi non c'ho neanche da lavorare ultimamente perché non c'è nulla. No, non sono arrabbiato, sono stanco. Non c'è nulla da fare. Io già sto qui, ho fatto il video ieri, l'ho pubblicato domani. Esce, l'ho pubblicato domani. E quindi, che bello quel pop di CTR, visto? Domani esce, ragazzi, alle 2:30, video con MJ. Mi si fa a tirarlo fuori? Ma è un problema. No, lasciamolo dentro. C'è anche il poppino qui. Stasera ci rilassiamo. Oh, siamo 80. Là potremmo anche iniziare con la demo di R3. Arrivato il suono, arrivato Jator. Ah, attenzione. Che ora si inizia a giocare? Ora si gioca. Aspettiamo che arrivi un po' di gente. Ci sta Thanos. Ho fatto il video ieri, l'ho pubblicato domani. Postazione, via, facciamo. Ma cosa te ne frega della postazione? La postazione, la prostrazione. Allora. È un tavolo. Allora, guarda. Vediamo. Cercavo il cavo. Allora, guarda. Oh. Il luogo dove facevo i video prima ancora di trasferirmi a Milano. E chissà se ci tornerò a Milano, tra l'altro. Allora, iMac. Io uso un iMac, vedi? Vedi? Con Streamlabs. È un iMac, però c'è Windows. Sono su Windows, vedi? Qui c'è un disegno. Questo qui, vedi? Questo posterino di Indiana Jones 4, lo dettero quando uscì Indiana Jones 4 nel 2008, che lo davano al cinema, ed è dal 2008 che è attaccato qui, come quello lì che è dal 2003 che è attaccato lì. C'è un adesivo di PS Mania, guarda, Pikachu. E niente, ragazzi, la mia postazione è questa. C'è la tastierina, perché quella del Mac l'ho tolta perché mi rompeva coglione, era grossa. Questo qui, il bel microfono. Questo è per la Switch. Ah, questo è interessante. Questo è il dock. È di legno, mi scrivania, ovviamente. Legno. Questo è il dock per la Switch. L'ho preso su Amazon perché il dock è quello grosso, l'ho lasciato a Milano, mi rompeva portarmelo tutte le volte dietro. E quindi ho preso questo docchino Gulikit, guarda, si trova su Amazon, non mette a fuoco mai. Gulikit, che praticamente è comodino. A parte che questo qui è magnetico, te lo metti così, guarda, aspetta. Vedi che magnetico va da sé? Bellino! E te attacchi la Switch qui e poi lo richiudi, sempre magneticamente. Tac! Non è possibile. PS4, versione originale, secondo modello però, è il secondo modello ma sempre l'ha fatta. Televisionino piccolo, piccino, schifosino, perché la mia televisione bella da 32 pollici è ancora a Milano, mannaggia. Il gatto, per far sì che voi vediate quello che vedo io. Pikachu. Non bene. Medieval e robe, cose. Può andare? Cosa dite? Può andare? Quindi sei in Toscana a scontare la quarantena? Sì, non ho letto nessun commento, oddio, che bellezza. Effettivamente sì, dopo aver passato i mesi... Switch, guarda, Switch. Evroniani di PK, preso al game... No, al game, come si chiama? Come si chiama la fiera di libri e fan a Milano? Come si chiama? Cartoomix. Al Cartoomix l'anno scorso a marzo non l'ho ancora aperto perché mi dispiace.
perché è ancora in celofanato dal 96 e non ce la faccio, non mi riesce a aprirlo. Mi dispiace. Ah, poi ci sono gli hard disk qua. E il cosino della Switch quando si gioca. Basta. E un tavolo, effettivamente stavo dicendo appunto che dopo aver essere stato a Milano più di un anno e aver fatto le live lì su un tavolaccio arrangiatissimo di casa mia, con la sedia messa così, farle qui è tutta un'altra cosa. Nonostante la linea laggiù a Milano sia meglio, però comunque vedete che anche qua ce la caviamo. È un po'... boh, si vedrà come va a finire con questa cosa del coronavirus, perché ho paura che toccherà lasciare Milano almeno per qualche mese. Boh. Che senso ha avere un Mac con Windows sopra? Non facevi prima ad acquistare un PC? Sì, ma io questo Mac qua ce l'ho dal 2012. Chiaramente se ora dovessi continuare a fare le... sì, continuerò ovviamente a fare le live e magari inizierò anche a giocare sul computer, e qualora le live dovessero andare sempre bene, allora sì, mi compro un PC a modo, perché questo è un po' vecchio. Però per fare live va benissimo. Non lo uso neanche più, tra l'altro, questo Mac. Questo è Mac. Io ora uso un MacBook per lavorare, che è quasi meglio di questo Mac. Però per fare le live va benissimo. Ci ho messo Windows, perché c'è Streamlabs per Windows e Streamlabs OBS. OBS per Mac non c'è verso di fargli vedere l'elgato, quindi... Non lo paghi l'affitto pure se tieni le tue cose lì. Infatti a marzo ho dovuto pagare l'affitto lì. Un mese, una mesata d'affitto bruciata così, proprio sale. Chiaramente un mese lo fa, poi basta. Quindi se le cose continuano così, a aprile mi tocca portare via tutto, mi sa. E non so quando tornare. A quel giocare li ho io tutti i cavalli! In Toscana vivi con i tuoi genitori? Sì, anche quella è la cosa brutta. Mostraci mamma di X. No, l'altro giorno era entrata per sbaglio, ma si vergogna. Ciao Rico, sono arrivato adesso. Quando inizi a giocare? Ma io inizierei a giocare. Dai, iniziamo a giocare così ce lo togliamo e vediamo com'è questo re 3. Va bene, va bene, va bene. Ecco, coraggio vada, coraggio vada. Allora, dai. E il gioco l'abbiamo qui, lingua italiano, it, sottotitoli, sì, sì, così li vedete, uscita audio, cuffie. Ok, vabbè, mi fido, si vede bene, no? Sì. È arrivato il momento di pareggiare i conti. Quando si sposi con Jay? A maggio. Dura una mezz'oretta. Cosa pensa tua madre del tuo lavoro? Che devi pensare? Finita il chino? No, poi parliamo ancora, vediamo un po'. Allora, assicurati di avere lo schermo in posizione frontale. Regola la luminosità affinché l'immagine sulla sinistra sia appena visibile. Ah, ok, quindi... ah, quindi così. Sulla sinistra, ok, quindi così dovrebbe andare. Ve lo metto un po' più luminoso che magari siete... lo metto al massimo, ok. Sulla sinistra sia appena visibile. Mettiamolo così, dai, così. Elaborazione, sì. Ok. Aspettate, cosa si sposa? Sì, mi sposo. Lo sapete, mi sposo. Sì, HDR, un vasto televisore l'HDR. Allora, lui è brutto. Allora, ripeto, per chi... io cardo, però. Per chi se lo fosse perso, che io ho giocato Resident Evil 2 Remake l'anno scorso con Vito, e anche il 7 mi sono piaciuti. Forse il... non lo so, il 7 era veramente creepy. Era veramente inquietante. Ok. Troppo alto. Però diciamo che da solo non lo giocherei. Avvia il gioco, si sente bene? Sì, ok. Opzioni. Allora, l'importante sempre ogni volta che si inizia un gioco è controllare i comandi e le cose, le varie opzioni. Mi piace un sacco. Visuale. Ok, inversione degli assi ovviamente. Altoparlante control, ma alleviamo la stessa puttanate dell'altoparlante control. Lingua. Vabbè, basta. Ok. Con riscappa c'è il Nemesis, stufa on. A me è piaciuto un sacco, prima o poi lo prenderò di sicuro. Gioca.
il prodotto finale potrebbe essere differente, quindi mettono le mani avanti. In questa demo non sarà possibile effettuare salvataggio. Vabbè. L'epidemia si è diffusa a una velocità impressionante, madonna, e le strade sono invase di cadaveri. Jill sta cercando disperatamente di fuggire dalla città. Proprio quando tutto sembra ormai perduto, ecco che un uomo di nome Carlos arriva a salvarla. Io non ho mai giocato l'originale. Bello, minchia, bello graficamente. Capitano, alla signorina serve aiuto. Chi è Tom Hanks? Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti. Jill Valentine. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere. 30 fps, sì. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Oh, la grafica è veramente bella. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. L'audio è un po' strano. Ma ci serve aiuto. Che vuol dire? Non possiamo farcela da soli. L'audio è strano. Va bene. Ci sto. Ma è Jeslo che lo faccio. Aspettate. Ma è Jeslo che lo faccio. Aspettate. Ma è Jeslo che lo faccio. Aspettate. È andato in loop. 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 Aspettate. Cosa succede? Cosa succede? Aspetti, calma. Ah, perché avevo ancora il video. Il video su Twitch aperto. Devo sentire come si sente il video. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Grazie, Jill. Ma si sente bene? Ma perché fate allarmarmi così e poi si sente bene? Questa servirà per tenerci in contatto. Ah. Sa cos'è una radio? Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Ok. Aprile 3 2020, perché è il giorno in cui esce il gioco. Che disgrazia è successa. Non morirò certo per... Ah, il gioco è iniziato, ok. No, aspetta. Qui sono... Ho invertito, ma erano di già invertiti, mi sa. Ok. Ok, no, i comandi sono già invertiti di suo. Oh, a me sembra figo però. No, aspetta, aspetta. Che casa... non mi ci trovo così. Ok, mi ci trovo, piano piano mi ci trovo. Ma il questa foschia è normale, tutta questa foschia. Ma che è? Terminator. School Stalker. Aspetta, devo invertire questa. Asse Ips. Ah, ecco perché nessuno. Ah, allora devo invertire tutte e due. Non l'avevo visto che invertiva selettivamente. Vediamo. Infatti non mi tornava. Oh, ora sì, scusate. Scusate. Allora, graficamente è impressionante. Minchia. Va un po' a scattini. Ma cosa devo fare, scusate? No, a me questi giochi mi fanno cacca sotto. No, io non ce la farei mai a giocare da solo, perché sono un po' cacasottino io. Sta andando bene? Senti bello anche il suono.
ancora. Ah, no, no, no. Ma come cammina? Cioè, un piede. Non ti piacciono gli horror? Mi piacciono, però non giocarli da solo. È vero, Enrico, se ordini ora giochi su Amazon arrivano a maggio, non lo so, non credo. Prova a diminuire la luminosità, sì, lo vedete male. Dov'è visuale? Luminosità. Ma no, no, va bene così, è così, è così di suo. Mettiamo tutto centrato allora. Mettiamo tutto di base come era. A regola. Ma è scurissimo così. È un po' troppo scuro. Boh. Io mi cagavo in mano anche quando in The Last of Us mi venivano appresso i compagni. Troppo scuro. Infatti. Però è così che andrebbe giocato, presumo. Mettiamo due punti, non di più, dai. Cioè il segnale che esce direttamente da questo lì, quindi non più chiaro di così è già meglio, così è già meglio. Va bene, va bene. Chi è? Gustavo Fring. Gustavo Fring lui. Anche lui. Pieno di Gustavi Fring. Resident Evil 3, ma c'è la pubblicità di se stesso, ma come, cosa vuol dire? Dov'era Gustavo Fring? No, è là. Questa musica mi inquieta non poco. Oh, R3, corri. Siamo alla metro di Milano qui. Oddio. Jill, sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Comunque graficamente è bellissimo. Oddio. Oddio. Questo mi sa che sono quei trofei, la Gigini lì. C'era anche nel 2, mi sembra. Come si fa a caricare la pistola? Amico mio. Ma cos'è sta mossa? Manuale USB-C per miscelare le piante. C'è un posto per gli smidollati che alla prima ferita tornano al campo base e frinano come dei poppanti. Se sperate che qualcuno vi dia un bacino sulla bua, potete anche tornarvene a casa dalla mamma. I veri uomini se le fanno da soli le medicine. Quindi ficcatevi in testa queste combinazioni. Ok. Aspetta, devo verificare l'interazione. No! Ma una lampadina. Oh, ecco. Niente. No! Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Estrae e spara. Questi sono proprio zombie questi. Non c'è l'attacco corpo a corpo? Ah, ok. Preso. Quadrato non fanno. Come faccio a ricaricare? Non si ricarica. Oh, guarda. Mi sto già cagando sotto. Ma che se... No, non muore. Ciao, 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 andiamo via. Dove devo andare? Dove vado? Dove vado? Sì, scusa, scusa. Oh, 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 fermo. Madonna. Dammi questo, dammi i proiettili. Sì, caricali. Come faccio a caricare? Come faccio a ricaricare l'arma? Ah, ecco, ok. Un po' macchinoso però. Bello il fatto che si vede l'ombra qui. Addio, mutande pulite. Oh, ma cosa devo fare? Alle hop, vai, apri.
cittadini di Siscia. R1. Ah, ecco cos'era quel. No. No, mica ho troppo in questi joy. Carlos, sono nella strada principale. Qualcuno ha bisogno del bagno? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fuck you. Oh. A quanto pare li ho io tutti i cavalli. Usa. Che no. E come lo fa? Devo trovare l'oggetto. No, sti joy da solo li posso già. Devo trovare la cosa, la maniglia. Madonna. Che cosa? Hanno spostato tutto. Dove la trovo la cosina dell'idrante? Madonna, raga, andiamola. No! Boh, io vado lì. Ma perché non c'è una lampadina? Qualcosa da accendere? Non vedo nulla. Ah, no, mi sembrava. No, qui la gente riprende vita. Stai zitto, buono. Cosa c'è qui? Cosa c'è? Per l'amor di Dio! Polvere da sparo. Rilassati, amico mio. Io ho paura. Barile rosso, ok. Barile rosso, l'avevo visto prima, barile rosso. C'è qualcosa su questo, ecco, menu che non galleggi su una brodaglia grassa? A caso così, va bene. Barile rosso dov'è? Tai bon, tai zitto. Un momentaccio. Ah, ma qui si prosegue anche. Però barile rosso l'avevo visto. No! Strade, dove andiamo noi non si soffrono. Strade. Dai, basta. Ma non c'è un attacco corpo a corpo? Che schifo. Io vorrei sapere chi è che ha inventato il concetto di zombie. Ma non c'avevi niente nel capo proprio per inventare queste cose qui. Le casse spaccale col coltello. Coltello. Barile rosso. E ora? Ma io dovevo. Il mio coltello. Ho capito, ma. Vabbè. Vabbè, io. Ah, ecco! Ancora polvere da sparo. Non stai pensando quadrimensionalmente? Quello scoppia? No. Ah! Ho fritto i zombifichi. Levatevi. Non c'è niente. Polvere da sparo. Via. No! Bello! Ma la scatola devo rompere col coltello. E come si mette? Ah, ecco.
cosa succede? No. L'erbetta. Vispa Teresa. E qui non devo far nulla qua. Ah, il barile, eccolo. Ok. Ok. Ah, uh-huh. No. Bene, bene. E dove sono? Dove sono? Ah, sono di nuovo qua. Ma qui non ci posso andare. Mi ci vuole la chiave, per forza. La manovra, la valvola, via. Ma dove cacchio la trovo? È un tuo problema. Dove la trovo? Polvere 1, polvere 2, l'erba verde, poi nel 6 un deodorante, ti serve una pompa. Mi serve una pompa. In che senso? Ah, guarda. Madonna, che schifo. Ecco, chiudi, vai, chiudi. Speriamo non abbiano aprito. Non hanno imparato a usare le mani. Via, domani la dico, via. Però, dove la trovo la pompa? Qualcuno mi aiuta? Ti serve il tubo per l'idrante. Vai avanti nel ristorante. Combina polvere 1 e polvere 2. Ma che dici? Combina polvere 1 e polvere 2. Combinare oggetti. Ah, ok. Ma veramente? Cioè, combino la polvere e diventa... Ah, così va meglio. Muovi? Dov'è il ristorante? No! Ma dove c'è il robo elettrico per entrare al ristorante? Dovrebbe essere morto stecchito! Speriamo. Ah, quello è il ristorante. Oh, la tuzia! Qua? No, no, no. Qui? Ah, non l'avevo visto mai, no. Ma voi mi volete far morire? Sì, ma certo. Non entrate assolutamente, se no. Io ho paura. Io ho paura. Io ho paura. Io mi caghissimo. Polvere da sparo. Momentaccio. Zitto. Combina più combina. Muove. Ok, si può combinare più combinare. Sì, grande. Muovi qui, perché l'ordine è importante. Grande Giove. Io mi caghissimo. Questo? Ci vuole, non si rompe così, vero? Non credo mai. Kitchen. Erbetta. Vispa Teresa. Ah, trombetta. Perfetto. Ah, qui c'è per lasciare le robe. Ok. Dai, ma mi spieghi che senso ha mettere il comando di preparati a affrontare mia ira Crash Bandicoot ora? Mettesi ciò all'ira di corte. Body found in woods. The Daily Raccoon. Missing man found dead in Raccoon City. Non c'è riflesso nello specchio. Comunque graficamente è incredibile, veramente bello. Io sono entrato di lì, ok. Quindi non posso andare qua. Ah no, sì, posso. Madonna, ragazzi. Dovete rimanere calmi.
è la voce di Victor Sullivan questa. A quanto pare li ho io tutti i cavalli. Oddio mio, chiudi la porta. Madonna ragazzi, oh mori. Chiudi la porta, chiudi la porta. Che è? Pianta rossa. Molto bene. Non bene. Io mi cao male. Eccoci. Combina questo con questo. Bello, io mi immagino. Combino questo con questo, diventa un porta console, un porta joy. Bello, bello. Bellissimo. Proiettili, molto bene. Ma cosa vuoi, oh signore? Ma per l'amor di Dio. No, no, non c'ho. Non voglio nulla, non voglio nulla. Vai via, non voglio nulla, non mi serve niente. Per l'amor di Dio, va via. Lo sapevo. Io in una realtà così me l'ho già sparato. Ma non me ne frega nulla di salvare il mondo. Io mi sparo, me ne vado, non me ne frega niente. Ma ti pare? Ma ti pare possibile? Io boh. Ma lì ci posso entrare? No, io non ci vado lì. No, ragazzi, io mi cao. Che detto? E qui cosa ci sono venuto a fare qui? Ah, la porta, entra. Questo cos'è? Non può usarla così com'è. Rilassati, amico mio. Combina erba. Ah, devo combinare l'erba. Ma putta sta gente. Olè, morto. Perfetto. Boh. Sì, la so la combinazione. Ah, ecco. Nessuno conosce la combinazione, nemmeno mia moglie. Sparo da polvere. Sì. Io non la so la combinazione. Siamo a 100, quindi dopo il tour della casa. Ma perché? Prova 9S, 1D, 8S. Cosa? Ah, 9, aspetta. 9 a sinistra? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, non funziona così. Come funziona? 9 a destra. Ah. 4, 5, 6, 7, 9. No, aspetta, non devo confermare. 9. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quanto pare li ho io tutti. Ma cos'è? No. Sì. Come si fa? Combina? E ora c'ho il mirino. Attenzione. Ma vaffanculo. Io non sono per giocare questi giochi di merda lì. C'è Einstein morto. Vai via. Esci di... No, io non ci posso giocare. Mi cavo troppo. Ma perché è un gioco che proprio punta tutto su fatti venire l'ansia. Lo senti da quando si gioca? C'è sempre sto suono. Sì, l'ova. L'ova di Pasqua da lì. Ma cos'è? Un tarzassa, sta buono. Addio, mutande pulite. Madonna, ma cosa vuoi te? Vieni a chiedere l'elemosina. Cosa vuoi te? Va via. Mori. Dio buono, testimone di Java zombie anche.
Oh, il tubo, il tubo. Oh, manichetta antincendio, ragazzi. Manicendio antinchetta. Perfetto. Andiamo anche qui, giusto per... Cosa c'è scritto? Sì, tagliate la catena e usate quella bellezza. Ah, il porta qui, dovresti andare a cercare il fucile. Ok, va bene. Granata a frammentazione. Molto bene. Ma non c'ho abbastanza spazio. Polvere a sparo. Combina, si può combinare? Sì, perfetto. Aspetta. Combina con questo, perfetto. E prendi anche la granata, che non credo useremo, però. Ti ho creato, curato, ho provato a distruggere. Voglio vederti quando arriva il Nemesis. Ah, ecco, perfetto. Si può combinare. Ah, ma non c'ho posto. Dovevo combinare l'erbetta. E come si fa? Come faccio ora? Devo sacrificare qualcosa. Sacrifichiamo il coltello. No, perché queste scelte? E ora? Buttiamo questa. Che palle. Combina con... Perché? Il mio coltello. Che faccio? Usa l'erbetta. Non la posso usare. Vabbè, scarta, dai. Ok, ora sì che prima no. Madonna, ragazzi, carica. Ora devo fare tutto il percorso a ritroso. Lancia la granata. No, non buttarla. Torna alla cassa. Sì, torna alla cassa deposito. Dove siamo? Fermo! Qui si può uscire? Prendi l'eco rosso! Sì, prendo la fava. Questi devono essere gli uffici della me. Al laboratorio! Ma voi vedete qualcosa? Io non vedo un cazzo. In caso di interruzione di corrente, la metropolitana interromperà l'intero servizio su tutte le linee. Una volta ripristinata la corrente, si prego di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta da percorrere. Quindi il pannello di controllo. Dov'è? No, qui non c'è niente. Ah, questo è il pannello di controllo. No, come niente. Madonna, noi siamo negli anni 90, vi non fa nulla. Cos'è? Ma che è le donut? Cosa devo fare? Mi cado. Si può rileggere il coso che ho letto? C'è modo di rileggere? Inventare documenti, ecco. Questo. Ah, perché devo ripristinare la corrente. La corrente, giusto. Andiamo a usare la manichetta. Per l'amor di Dio. Dov'era? Porca miseria, ma vai! Dove devo andare? No, non di qua! Devo ripassare dal ristorante! Di qua ci posso andare? Perfetto, perfetto! No, fucile! Combina! Non fa! Perché sono pieno di munizioni! Allora, guarda, le brucio un po'. Vai. Olè. No. Hai detto, amico. Ma è possibile? Ma io non le voglio vedere ste cose. Ma va via. Perfetto, sincronizzati. Andiamo, veloci. Io e sapere chi l'ha inventato, gli zombie. Che non è... Sì, vieni, ma porca miseria! via. Dov'era? Ma guarda, non ce ne sarebbe bisogno. Perfetto, vai via, ciao. Addio, mutande. Altre mutande. Mi sono entrate nel culo le mutande dalla paura. Vai, usa.
bagna tutto. Zitto, zitto, zitto. Con riscappa c'è il Nemesis. Per l'amor di Dio! E io dovrei portare sto gioco in live? No. Mica è finito. No! È finito così. 24 minuti. Minchia, c'erano 20 bambole. Ne ho trovate solo 3. Dai, la potevamo fare un po' più lungo, però. Dai. Però sono morto una volta sola alla fine. È bello, ma da solo. Cioè, vedi, ora che sono tornato alla realtà, non ho più quel senso di. Quel suono costante, l'orecchio. Metti la musica perché ho bisogno di. Aiuto, 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 aiuto. Ah. Ah. Ah, bene. Aiuto. No, è sparita la musica. No, no. Musica! Ok. Che ne pensate, ragazzi? Vi piace? Andiamo di Last of Us 2. Jack 2. Voglio il comando per l'amor di Dio. Attento, ma, Spiro. È bello, indubbiamente. C'ha questo. È claustrofobicissimo come il 2. Forse di più del 2. Di sicuro lo giocherei magari con Vito, ma da solo. Ti era mai capitata una cosa del genere? Kendo, you're all right. You're all right to stretch. Stop it and do what? I got your back. Go. Go! Quarks. Ogni sera sei la mia gioia. Sorry. Look out! Let's do this. È comunque veramente una topona. C'è un po' di talking, sì. Talking, ovviamente. Vediamo. Ma no, non ce la fa a portarlo in live. Non da solo almeno. In due sarebbe indubbiamente ganzo. Poterlo fare con Vito anche qua, sai, sarebbe veramente bello. Si farebbe veramente le risate. Perché io il 2 l'ho giocato a casa di Vito, perché la sua ragazza è abbastanza appassionata di Resident Evil, credo, e aveva il 2, ha detto giochiamolo insieme, e quindi si faceva nottata a giocarlo da lui l'anno scorso, verso gennaio-febbraio, cos'era? E poi abbiamo giocato anche al 7. No, 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 non volevo ripartire, no, non volevo ricominciare. Allora, riproviamo, riproviamo, rifacciamolo, proviamo a rifarlo. Vediamo sta musichina da autogrill, proviamo a rifarlo. No, ma che lo riprova? Ma che, perché lo riprova? No, ma cosa lo riprova a fa? Perché lo devo riprovare? Salta. Riproviamo, vediamo. Vediamo le priorità. Velocemente, sappiamo già dove andare. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Ok, sali al piano di sopra. Okay. Ma io voglio sapere cosa fa Gustavo Fringeli. Senti la musica che ti inquieta. Solo che di bamboline ne ho trovate due. E ce n'era. No, tre. Quante ne ho trovate? In una grigia mattinata il 25 settembre, la centrale polizia di Racconsina ha ricevuto la chiamata di un cittadino terrorizzato, testimone di un'aggressione da parte di un balordo vestito di stracci. Il sospetto aveva assalito al passante al nord del museo d'arte Lams. Gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti alla raccapricciante scena del corpo mutilato di una donna che ha dato un cazzo di potenza. Il cadavere mostrava numerosi segni di morsi, che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti. Si tratta del terzo caso di cannibalismo a Racconsina in questo mese. Guarda Topolino con le storie di Vito Stabile, guarda. E se Al non lo sa riparare, allora non è rotto, giusto Al? Jill, sono ancora io. Sei già uscita. Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare... Tre anni ho trascorso da solo nelle distese gelate dell'Antartico. Ricevuto. Vado subito. Ma quest'erba l'avevo presa? Sterbetta. Non l'avevo presa. Deficienti, stupidi, incapaci. Non l'avevo presa quest'erbetta.
Guarda, graficamente mi ha sorpreso. Vediamo se io se io combino questo con questo. Ok, se combino questi due. Preparati ad affrontare la mia ira, Crash Bandicoot. Miscela verde. Ripristina completamente la salute. Perfetto. Proviamo a vedere in quanto tempo riusciamo a farlo. Facciamo la speedrun, vai. Sì, va bene. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Madonna, ragazzi. Ma se io l'accoltello? No, non si può. Qui posso entrare? No. Madonna, che inquietanza, che inquietanza. Quando avrò finito con te dovranno stendere. Sì che può coltellare. Ah, ok. Bello questo gioco, ma è meglio la build di Jack 4 scartata per The Last of Us. Madonna, ragazzi, andate a fanculo. Ma è possibile? Stab, stab. Via, 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 via. A giro, a giro, a giro. No. Prendi la vita. No, sono vitale, sono vitale. Schivata. Qui ci sono entrato? No, non si può. Ah, sono chiuse, perché è una demo, sono chiuse, ok. Sì, va bene. Devo scappare. Dai, avvicinatevi, dai. C'era un giochino su PS3 che c'era, che lo dettero insieme a Infamous quando ci fu il problema della del PSN, che si chiamava Dead, che era un giochino di zombie visto dall'alto che te devi sparare a tutto. Era carino. Come si chiamava? C'avevo anche diversi trofei. Era carino, però era PS3. Ti ho creato. Non mi ricordo di averlo finito. Ho provato a distruggerti. Questo, Dead Nation. Trova le uova e riportacele. Spero. Mi ricordo che cercavo di fare tutti i trofei, ma era troppo difficile. Si poteva fare. Ma no, si poteva fare la coop online. Madonna, ragazzi. Dead Rise. No, Dead Nation. Era carino, però. E lo dettero in regalo insieme a Infamous, siccome ci fu il problema del PlayStation Network. Allora loro, per scusarsi un po', regalarono questi giochi. Mi sembra c'era anche Little Big Planet. Infamous, Little Big Planet e Dead Nation. Dead Nation era il peggio di tutti, però insomma. Però è grazie a quello che ho giocato a Infamous. E grazie a Infamous che mi ha fritto la PlayStation 3, che poi l'ho dovuta ricomprare. Quindi se non mi regalavano Infamous, non friggevo la PS3 e non la dovevo ricomprare. In realtà magari sarebbe fusa lo stesso. Però mi ricordo quell'estate. Era estate? Mi fuse la PlayStation 3. Allora è un tuo problema. Grazie alla solidarietà. Io non mi ricordo dove si trovava la manichetta. Per l'amor di tu, zio! Vai via, vai via, vai via, vai via, vai via! Dov'era la manichetta? Oh beh, tutti facciamo degli errori. Aspetta, era qua, da queste parti? No, non era qui. Oh! La tuzio! Ma una volta che è in terra, non lo posso stabbare. Un momentaccio. Io non mi ricordo dove devo andare.
Non mi ricordo, non mi ricordo. Là dentro. Sì, 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 qui, 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 qui. Laggiù, verso il mare, ti ho detto. Preso. Ma vaffanculo. È l'ora di cena. L'altro leva. No, qua non si può, qua non si può. Al posto delle patate l'insalata. Permesso, scusa. Prendi la vita, prendi la vita. Ah, bene. Al posto delle patate l'insalata. A quanto pare li ho tutti i cavalli. So che questa frase ci verranno. No. Poi perché lei non si fa nulla, ma ok. Stagione dell'accoppiamento, non pensavo fosse tua sorella. Devo rivedere, comunque sì, ne parlavo anche stasera. Devo rivedere un attimo. No, dov'è la... No! La manichetta l'ho lasciata lì! Perché non avevo spazio, no! Ma io mi spazio! Perché non me l'avete detto? Perché non me l'avete detto? Non vi ho letto! Stavo dicendo che... Non l'ho presa, non l'ho presa! Ma che schifo! Stavo dicendo che ci sono alcuni... Alcuni tempi dei comandi che li devo un po' rivedere perché... Sono troppo... Troppo ravvicinato. Devo dilazionare i tempi perché non è possibile che ogni due minuti ci sia un 3 anni e queste cose qua. Dammi a me. Non è possibile. Sì, ma... Ho fatto la speedrun dove devo andare... 3 anni ho trascorso, ecco, appunto, da solo nelle distese gelate dell'Antartide. Ma il fucile a pompe dov'era? Lo sparapompe. Era qui. Però devo prendere le bionde sanno di... Devo prendere le tenaglie anche. Prendila, l'ho presa ora. L'ho presa. Il delirio totale. No, non ci credo. Però avevo fatto un buon tempo se l'avevo presa subito. Perché? Oh, non si apre. Ecco i caricamenti di Mark Seppe. La mossa è bellino proprio, guarda. Sei proprio bellino. Ma guarda che... Ma cosa... No! 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 Via, 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 via! Qualcuno ha bisogno del bagno? Io! Coraggio! Vada! Vada! Salve! Cos? Mamma mia, signori, basta, basta. Ripristina la corrente. Ma sì. Potevano far durarlo un po' di più, però. Dio, dio, dio. Non bene. Grazie per aver giocato. Dai, 8 minuti, dai. Certo, 20 bambole. Ah, mi conta quelle che ho già preso. Non sono mai morto, Oh, ragazzi. Prendi l'eco rosso. Le mutande che condizioni sono? Dai, oh, ragazzi. Non male, non male. Non male. Va bene, sì, ci siamo rivisti. E vabbè, ragazzi, parlottiamo un po', allora. Diamo un po' di musichina, facciamo un po' di talk e... Se volete, se no si va a letto. Bene, bene. Però devo spengere la play.
Allora, ragazzi, allora, Jackie 2 no, no, Jackie 2 no, basta, Jackie 2, non piace Jackie 2. Jackie 2 in live non funziona. Cioè, più che altro è noioso, magari si può fare una giornata solo Jackie 2, però va detta, va annunciata, in modo che così la gente arriva per Jackie 2, se no... No, ragazzi, non voglio fare più la cosa di cambiare gioco nella live come ho fatto anche ieri sera, perché è una cosa... Le live devono essere tematiche. Una live che arrivi, cambi gioco, che è... No, dai, non siamo, mi sembra essere... No, facciamo le cose per bene. Se no, poi quelli vanno via, quell'arte... Sì, che no, detto, amico. Stasera siamo collegati per giocare a Resident Evil. Poi vediamo, poi ora si parla un po', cazzeggiamo. Allora, rilassati, fammi un po' mio. Vedere questi comandi, perché secondo me... vediamo un attimo, posso fare si può cambiare, fammi vedere l'altra leva. Ah, ecco, globale al posto delle patate l'insalata. 10 minuti, ok. Allora, dovrebbe essere che devono passare almeno 10 minuti prima che l'utente possa riusare lo stesso comando. Facciamo una prova. Facciamo una... Ma io non conto in questa cosa. Attento, Piro! Buonasera, sono arrivato solo ora. Com'era la demo? L'abbiamo giocata due volte, tra l'altro. Sì, bello, inquietantissima, veramente angosciante. Sarebbe bello farci la live con Vito. Però bisognerebbe organizzarsi, perché appunto Vito è là e tra l'altro... Boh. Non stai pensando quadrimensionalmente? 8 minuti sono un po' troppo, secondo me. Ne ho messa a 10, ho messa a 10. Boh, mettiamo 5 allora, dai. Perché sennò veramente diventa troppo palloso sentire sempre gli stessi comandi. Andrebbero un po', solo che a farli uno per uno ci impazzisco. Li mi devo mettere lì e vedi, cooldown 3 minuti, vanno fatti uno per uno, veramente. Non c'è un modo di farli tutti insieme. Aspetta, aspetta, cooldown, no. Non si può, edit, non li posso modificare in gruppo. Tutti, no, niente. Vanno fatti uno per uno. E allora sto cazzo, mi sa che no. Mi sa che no. Ci sono questi di comandi, come si fa a usarne altri? Allora chiedo a JTOR, prova a usare due comandi di fila. Voglio vedere se il cooldown globale vale per il singolo. Cioè, prova un po'. JTOR, ci sei? Fai due comandi a caso. Pippo, vai un altro. No, no, due uguali, due diversi fan. Fai boh, un'altra a caso. Ti era mai capitata una cosa del genere? Niente, ah, no, ok, cosa succede? Non è andato. Allora, aspetta, fatemi... Ok, andate ora, fateli ora comandi, devo capire sta cosa. Allora, no, facciamo una cosa. Siccome devo capirla... No, 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 allora calmi tutti. Allora, adesso permetto per un attimo i comandi solo ai moderatori. Per un attimo, devo fare una prova. Quindi riavvio il coso, aspettate, riavvio, perché devo capire se il cooldown globale vale per il singolo comando o per tutte le persone. Cioè, ragazzi, una cosa mia, ve la so spiegare, sono di fuori, ho il potere. Allora, un attimo che sto riavviando il bot. Senti questa musichina. Oh, comunque anche senza giocare siamo 87, quindi ragazzi, ben venga, ragazzi. Allora... Allora, ok. Non è possibile. Allora, JTOR prova
a fare due comandi diversi ora, visto che hai il potere. Buonasera, scusate il ritardo, olio di palma. Vai, fanno un altro. Ok, perfetto, quindi abbiamo capito che questo qui è l'user cooldown, cioè che se un utente fa un comando bisogna aspettare altri 10 minuti prima che ne possa fare un altro. Questa cosa non mi piace. Non mi piace. Magari lo metto a 2 minuti. Ok, rimetto i comandi per tutti. Per gli iscritti ovviamente, per gli abbonati. Perfetto, grazie J-Toy della collaborazione. Quindi se io faccio questo, quindi l'user cooldown è quando un utente usa un comando deve aspettare quel tot di minuti prima di poterne fare un altro, a prescindere dal comando utilizzato. Ok. Scusate! Quindi mettiamo un cap di 3 minuti a testa, che sennò si impazzisce veramente. C'è un comando che è a 10 minuti. Ah, così va bene. Ah, quello della brodaglia grassa. Beh, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, vedi, non la sapevo sta cosa. Non la sapevo, quindi parcheggia. 5, ok. Scusate, ragazzi. Di cosa avete parlato? Abbiamo giocato a Resident Evil 3 la demo, l'abbiamo giocata 2 volte addirittura e inquietantissimo. Però è divertente, indubbiamente. Solo che, ripeto, mi piacerebbe fare una serie di live con Vito Stabile. Magari io, lei e la sua ragazza, come quando si è giocato insieme il 3 e il 2 e il 7. Sarebbe veramente figo. Si guardano gli award, sì, Jack 2. No, non lo metto Jack 2, perché se metto Jack 2 poi me ne andate via tutti. Non lo metto Jack 2. La demo è cortina, ma è una demo. Sì, poteva essere un po' più lunga, un po' troppo corta come demo. Jack 2, leva la mano, ci stanno giocando una giornata solo Jack and Dexter, è vero. Mi piacerebbe fare in live anche magari proprio Dexter, sai? Sarebbe canto, solo PSP. Fate tipo ad intervista, ad intervito. Questa musichina rilassina, però. Cos'è che ho messo a uno? Ah, bisturi. Ah, i primi. Ah. Beh. Ma sì, chi se ne frega. Mettiamo 3 minuti tutti. Vabbè, perfetto. Va bene. Ah, senti che bel rilassamento questa atmosferina. Così, con la musichina. Vediamoci il video dei Pokémon versione. Ah, è vero. Ve lo faccio vedere. Che ha fatto olio di palma. Se l'hai con Vito Stave e la sua ragazza, può essere una buona live. Guardiamo qualcosa. Sì, allora guardiamoci il video. Lo devo ritrovare però. Perché è di qualche giorno fa. Aspetta. Ah, eccolo qua. Trovato. No, non è vero. Trovato. Perfetto. Ma dormite anche sta musica. Allora. Window capture. Seratina tranquilla, ragazzi. Allora, questo video che ha fatto il buon olio di palma. Io sto zitto. Super ciao ragazzi miei. Super ciao ragazzi miei. Ma poi con la manina così. Leva la mano! Io non lo so. Non devo andare a comprare la Conad, devo fare, ma come devo fare? Io non lo so. Non puoi andare alla Conad, non l'avevo vista questa cosa. Non puoi andare alla Conad durante una comunque. Cioè, rendetevi conto, lui. Questo comando lo levo, ne posso più di Cortex che ogni 5 secondi fa 3 anni sulle distese dell'astatico. Basta. Lui mi ha detto che l'ha montata tutta. Ha montato sta clip col telefono, con un'app del telefono. Io non so come sia possibile.
Guardate la Horde. No, no, non si guardano più. Madonna, altissimo volume. Questa c'era scritta, aspetta. No, nel... Ah, no, ok. Vado sull'Olimpo, tiro una bestemmia, viene Zeus e mi dice: oh, ma che cazzo fai? Porco il c***o! Cosa c'era scritto alla fine? No, no, non faccio tempo a leggere. No. Bello però che l'attacco bestemmia sia a caricamento, come in sorallaggio. Solarraggio. Ma che musica è questa? Di che gioco è? Porco il c***o! Io vedo cosa c'è scritto. Cosa c'è scritto? Crash la stop work. Da. Se anche io avevi scritto cose incredibili era perfetto. C-cleaner. No. Porco il c***o! Aspetta, devo fermare l'ultimo messaggio. Cosa c'è scritto qui? Io voglio sapere cosa c'è scritto. Quindi niente bugia, no. Ragazzi, andate sul suo canale, Olio di Garbage. E quello in chat è Olio di Palma, grandissimo Olio di Palma. No, per questo facciamo VIP, dai, facciamolo VIP. Non so come si faccia, VIP. Olio. No, aspetta. Di Palma. Sei VIP? Sì, sei VIP. Ciao Rico, come va? Ah, c'è scritto ciao Enrico, come va in giapponese? Davvero? Cosa succede? Oddio. Sei VIP? No, non sei VIP. Non ti ho messo VIP. Ma sei VIP o no? Ti ho messo VIP o no? Ma iscriviti Enrico. Aspetta. Vabbè, mi devi iscrivere. Ora sembra brutto se non mi iscrivo. Ma no! Vabbè, dai, mi iscrivo, dai. Però fammi vedere, non ho... Oddio. Perché non esce che sei VIP. Almeno mi esce che sei VIP. Boh, aspetta, vado a vedere sulla dashboard. Dove minchia sono le VIP? Dove sono i VIP? Dovrebbe spuntarti il diamantino, sì. Ma non ho qui un casino qui con... affiliato, no, non è neanche qua. Dove sono? Dov'è la lista dei VIP? La lista dei mod? Dovrebbe essere moderazione, 7 termine espressioni, ricordo... Non sono follower... membri della chat bannati, non ci sono bannati. Ma, non lo so dove cacchio sia. Community? Ah, gestione dei ruoli, eccolo qua. Sì, sei VIP, ti ho messo VIP. Perché non spunta? Aspetta, provo a aggiornare la chat. Prova a scrivere. Olio di Palma, prova a scrivere un messaggio. Boh, non appare. Boh, invoco l'aiuto di DJ Thor. Niente, non è VIP. Ma sul coso mi dice che è VIP. Olio. Forse ho sbagliato. Forse ho VIPato un altro. Palma. È già VIP del canale.
bisogna chiarirla sta cosa, mi spiace. Ultima modifica. 3 minuti fa olio di palma. Forse non sei te. Vedi che io... Ah, ho vippato un altro, perché c'hai l'underscore finale. Ecco perché. E quindi devo devippare questi che non so chi sia, che ho vippato a caso, vedi? Quindi allora, vip olio di palma underscore. Ora dovresti essere vip. Forse perché la colonna blu. No, 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 vedrai ora sei vip. E avevo vippato un altro tuo omonimo che però non aveva l'underscore finale. Prova un po'. Ah! Sei vip ora, grande vip. A me sta musica però mi fa venire palletio. Non so se hai visto la classifica delle piste CTR di Akuka. Mi sono incazzato in ogni posizione perché non ce la vediamo. Di Akuka? Boh, vediamo. Però non lo so, non voglio vedere le robe di Crash, ragazzi, sono stanco. Non voglio vedere le robe di Crash. A proposito, il Grand Prix c'è ancora? C'è ancora? Fino a domenica vedrai, fammi vedere. Eventi, eventi. Fino al 23 marzo. Fino a lunedì. Quindi domenica. Domenica è l'ultimo giorno. Che è questa settimana. Sì, io ho già finito tutto però. Ok, quindi la settimana prossima ci sta che escano i tempi degli sviluppatori. E quindi iniziamo a fare. Torniamo, anzi, torniamo a fare le live belle con CTR. Con i tempi degli sviluppatori. E le bestemmie totali. Le bestemmione. Quanto è bello, ragazzi, stasera. Questo clima tranquillo, cazzeggino. 80, siamo 90 persone, non stiamo facendo nulla. Io faccio i live così, non gioco più allora. Sì, ieri ci sto cercando di arrivare tra i primi 5 e la trasmissione. Io ci sono arrivato e ormai basta. Ma è 2 settimane. Ci ho giocato l'altro giorno, ho fatto una partitina e l'ho levato alla disperazione. Che mi viene il vomito oggi. Ormai. Io oggi sono riuscito a completare e sbloccare Velo Pirata. Via, allora vediamoci questa classifica di Akuka, dai. Vediamocela. Vediamo sta musica che mi fa venire veramente... Ok. No, mi avete sgamato. Ho fatto partire Jack 2. Vabbè, pazienza. Allora, Akuka 0D. Ah, ma è lui! Ho capito chi è. Aspetta, cos'era il video? Remake. No, 27 secondi. No, nessuna visualizzazione. Sono io il primo che vede un video di... No! Sono il primo che vede un video di Canadian Guy! Ma veramente? No, Final Fantasy VII Remake is, ironically, not really a remake. Let's talk about it. Akuka, vediamoci la classifica. Questo classifico tutte le piste di CTR di True Field. Dio, 666 no però, non posso rompere questo numero. Ragazzi, c'ha 666 visite. Vediamo se siamo fortunati. Vabbè, dobbiamo essere il diavolo allora, dai. Già come inizia, ma già fatto, dai. Racing Nitro Fueled si è definitivamente concluso con il Gran Premio di Gasmoxia. Sì, continueranno a supportarlo, ma diciamo che la ciccia grossa ormai è finita. Ho atteso questo momento per realizzare questo video perché volevo avere un quadro completo della situazione. Eccoci quindi oggi con una classifica delle piste di Crash Team Racing Nitro Fueled, dalla meno bella a quella che ho apprezzato di più. Ovviamente è tutto personale, quindi non scrivete che faccio schifo nei commenti, va bene così. Quindi, partiamo. In ultima posizione, Gita al Pan di Zenzero.
Non ho mai nascosto il mio disappunto per questo tracciato, che ho trovato sempre troppo puerile nell'estetica e per nulla attinente allo stile dell'universo di Crash Bandicoot. Sono di tutte, quindi, di tutte, incluse quelle dei Grand Prix. Livello tecnico, nulla di che. Con un... No, non è vero, la pista più brutta di tutte, ma non è vero. Circuito di Spyro. Ha detto, no, non puoi mettere circuito di Spiro più... Soprattutto più... perché mi tocca vedere certi personaggi come... Cioè, non puoi mettere... non vedere l'assistente di laboratorio, per esempio. La pista è anche... Cioè, non ha senso che la pista di Spiro sia più bella di quella del Pan di Zenzero, che però è l'ultima, non ha senso. Gradevole a livello estetico, ma non ho mai legato con quest'ultima, soprattutto a livello ludico. Non c'è nulla che mi resti in mente, quindi questo è un problema. Parco preistorico. Ha detto Spyro? Vabbè, ragazzi. Parco preistorico addirittura. No, ragazzi, no, non sono carina. D'accordo. A livello tecnico ha il suo perché, ma che non mi fa impazzire. Alcuni punti li trovo sempre troppo stretti e non riesco proprio a derapare. Ovviamente io frustrazione più bella a livello estetico nel gioco, con continui rimandi a Crash Twin Sanity, quindi non posso che apprezzarla da questo punto di vista. Ma è talmente stretta, soprattutto all'interno della magione, da farmelo odiare a morte. Ma non è vero. Un vero peccato. Non sai tornare. Il fatto che le ultime quattro facciano tutte parte del Gran Premio fa un po' riflettere, effettivamente. Miniere Drago. Penso che in molti condivideranno con me l'odio profondo per questa. Quindi Miniere Drago è meglio di... questa qui è meglio di quella di Spiro, Miniere Drago. Miniere Drago meglio di Gita al Pan di Zenzero. Da pista. No. Ogni volta provo sempre, trovo molto più complicata. Allora fa anch'io una classifichina, però io siccome ho già fatto la classifica di tutte le piste, di tutti i Grand Prix... Un momentaccio. Cioè, se metto a fare anche una classifica di tutte, è finita, viene un video di 40 minuti, a meno che io non la faccio... Che dico solo i titoli, dico proprio loro, ma non ha senso. Cioè, pista brutta, pizza... Infatti, non è che la pista difficile è la pista più brutta. Soprattutto per quanto riguarda il mantenere l'Ultimate Sacrifier. Bisogna ammettere che questa è una di quelle piste che evidenzia la differenza tra un pro e un buon giocatore. Però, siccome io faccio parte della seconda categoria, non la tollero. Arena Retro è essenzialmente pista turbo, ma con l'estetica PS1. Colosseo Mobile. L'ho sempre preferita rispetto a pista turbo, soprattutto per quelle piccole scorciatoie che si possono prendere PNK. Già. Devo fare una premessa. Sì, vabbè, allora questa qui è meglio di Gita al Pan di Zenzero. Ho adorato i tracciati di Microcard in questo gioco. Sono esteticamente favolosi e vi giuro che ho dovuto sputare un polmone per riuscire a battere Entropy in questo tracciato. Io ho obiettivamente un problema. Andiamo a vedere qual è la più bella, secondo lui. Estremamente dinamica, veloce, versatile ed imprevedibile in certi tratti. È più bella di tutte questa. E poi, come non parlare della immersione a quattro sì, ruote. Vabbè. È sicuramente una delle più goduriose. Addirittura in alto così. Ma è nel gameplay che trova sfogo tutta la sua magnificenza. È assolutamente una delle piste più dinamiche e in cui si riesce a raggiungere una velocità davvero estrema. In più è l'unica pista in cui riesco a mantenere il Blue Fire per tutto il tracciato. Ho capito, se non sai giocare però non devi dare l'orpargio. Allora io voglio vedere dove ha messo Viale Elettrone. Viale Elettrone è qui? No. Dov'è Viale Elettrone? Non c'è. Dov'è? Ah guarda, qui c'è il coso del crepuscolo. Viale qui? No. Viale Elettrone. Ah, eccolo qua. Ah, vabbè, insomma, è piuttosto in alto. Però dai, immersione a quattro ruote è meglio. Ah, è proprio quella prima. No, difficile no, da gestire, no, ma al contempo risulta anche molto spettacolare, molto rapida. Davvero, una pista senza difetti. In seconda posizione. Non mi puoi mettere questa qui meglio di Viale Elettrone. Non ha senso, non ha nessun senso. Cioè, posso capire che è un tuo gusto, ma... Boh. Non ha senso. Cioè, a livello di gameplay non ha senso. Riesco a mantenere il Blue Fire sia la stessa. Riesci a mantenere il Blue Fire perché è tutta una pista Blue Fire continua. In prima posizione troviamo pista cloaca. Quasi romantico il fatto che la mia pista preferita dei due Crash Team Racing sia la stessa. Simbolo della magnificenza di Crash Team Racing. E stendardo da mostrare con orgoglio agli infedeli. Un tracciato che, nonostante non presenti l'Ultimate Sacred Fire, riesce a risultare estremamente... Non è l'Ultimate Sacred Fire.
O il Blue Fire viene chiamato anche Ultimate Secret Fire? Non sapevo. Estremamente dinamica, veloce, versatile ed imprevedibile in certi tratti. E poi, come non parlare della scorciatoia? Quella scorciatoia. La scorciatoia che ti fa sentire figo da 20 anni a questa parte. Ha rischiato seriamente di scendere in classifica questa pista se non l'avessero patchata. Perché al day one questa scorciatoia dava qualche problema. Era troppo casuale, aveva dei problemi di hitbox dovuti ovviamente al motore grafico diverso. A parte questo, sono sicuro che molti di voi saranno d'accordo con me. Pista Cloaca è la miglior pista di CTR Nitro Fuel. No, è fra le migliori, ma non è la migliore. Uff, è stata una lunga e tortuosa avventura, ragazzi. Vediamo dov'è Parco Coco. Ecco Parco Coco, senti che dice il Parco Coco. Dovuto esserci le ruote gravitazionali, ma non influisce troppo su questa pista. Parco Coco. In tempi antichi odiavo questa pista. In tempi antichi. Anonimità e banalità. Ma in questo remake, oltre ad essere stata sensibilmente migliorata nell'estetica, essa mi è stata davvero molto utile per farmare monete Wumpa. Quindi per una volta non mi sentirete insultare Coco. Baia Crash, pista che fa da benvenuto al videogiocatore, ma non l'ho mai apprezzato fino in fondo. La scorciatoia che sfrutta la pozza d'acqua è davvero iconica. Non l'ho mai apprezzato fino in fondo, però l'hai messa a metà classifica. Meglio, cioè, chiaramente quando inizia a fare una classifica del genere e metti all'ultimo posto Gita Pandi Zenzero, quindi Baia Crash è meglio di Gita Pandi Zenzero. Pista queste di Cloa, di Kong. Del gioco, ma cosa ci posso fare? L'ambientazione è così colorata e richiama così tante volte la lore di Crash che me la fa apprezzare incredibile. Ma quando la richiama la lore di Crash? Di Crash? Che vabbè. Sì, perché c'è il discorso di Cortex che aveva genitori nel coso di, da Cicab. Quindi... ovviamente richiama la lore di Crash, è una cosa che però è una lore, cioè questa cosa di Cortex che ho i genitori che sono come si dice, gente che lavorava nel circo, fa parte della lore ma all'esterno della lore, perché non è mai apparsa in nessun gioco, mi sembra, vorrei sbagliare, forse in Titans, forse, non lo so, non credo, ma fa parte della lore del primo gioco che però era stata tagliata, quindi di base non è una lore che non esiste, però tutti continuano a dire Cortex che pone la spettacolarità visiva a quella tecnica. Non è sicuramente un tracciato adatto ai puristi del gioco, ma cosa ci posso fare? Non sono d'accordo ragazzi, non sono d'accordo perché c'è Jack 2. Non sono d'accordo. Sì, dove sta Wumpa Meccanica era a metà, mi sembra. Fa parte della Bibbia di John Pearson, sì, ma non fa parte del gioco. Fa parte della Bibbia, ma poi è stato scartato. Non è che se una cosa è stata pensata, allora vuol dire che anche Crash sotto sotto è un wombato, secondo questa logica. Perché all'inizio era un wombat e poi è diventato un bandicoot. Ma non è così che funziona. Attività sospetta in questo... Sì, avevo messo Jack 2, volevo vedere quanto mi annoiava, però non... Non ho voglia di giocarlo. Anch'io non sono d'accordo. A me questi fan sfegatati fanatici non piacciono. Comunque niente rancori per i gusti altrui. No, ma infatti, assolutamente. Non è che non rispecchi, che ti venga a dire sei stronzo, non capisci un cazzo. Però secondo me, boh, non lo so. Non mi sembra una classifica, se non altro, quantomeno... il più oggettiva possibile, cioè, non voglio dire che io so fare le ossa e le arti no, però io ho cercato di essere il più oggettivo possibile, di anteporre l'oggettività ai miei gusti personali. Ovviamente i gusti personali ci sono, però se te mi fai una classifica Gita Pandi Zenzero è la più brutta perché non mi piace, perché c'è Dorci, perché c'è il Blue Fire che lo so fa, non è una classifica oggettiva così. Cioè i gusti personali contano, devono contare, ma vanno messi bene. Ragazzi, facciamo così. Facciamo come veri gamer. Io gioco, si parla, però gioco per i cazzi miei, non metto neanche l'audio. Cioè, voi si parla e tutto. Ecco, mi sono incriccato, perfetto. Vaffanculo. Ma perché? Ma poi con la guida a destra. Pace, dai, sarà bravo a fare qualcosa. Sì, ma infatti non è che io... Ma avete detto di guardarlo, l'ho guardato e ho dato una mia opinione.
E niente, ragazzi. Finally, sì, ma è Jack 2, è un Jack 2 che non esiste, però, perché non c'è l'audio, sto giocando per i cazzi miei e basta, in realtà si parla, è un just chatting. Ah, oddio, queste missioni qui che devi cercare la GG. Ah, no. Ah, un po' di la sfida del budello. No, via, non si può. Dio, vai indietro. Niente, riprova, sì. Che c'è? Devo mettere just chatting, hai ragione. Enrico, cosa ne pensi alla fine di CTR e quanto gli dà da 1 a 10? Da 1 a 10... 9, 8, 9. Però 8, 9 come CTR, non come gioco. Cioè, valutato per nell'economia del mondo di Crash, della serie di Crash... Un po' come gioco in sé, magari si scende anche un po', però un 8-9. Magari più 8 che 9. 8 e mezza, dai, per l'online che non è proprio perfetto. Sì, boh, non lo so. Qui il volo è vietato, sì. Il debug? No, basta ragazzi col debug. Proverai Cyberpunk? Vediamo, c'è tempo che esca. Tanto uscirà quindi a settembre, quando è che esce? Non mi ricordo più. Però è rilassantissimo la live così, ragazzi, bisogna farlo più spesso. Io gioco, si just chatta, gioco a miei giochi, che non sento neanche nulla. Dio bono. Guarda che quanto le odio, quanto. Guarda dov'era, via. Invece da 1 a 10 Grand Prix. Bah, che vuol dire? Da 1 a 10 Grand Prix. Grand Prix sono stati una bella idea alla fine. Sta musica dà un'atmosfera rilassantissima. Infatti sì. È una combo micidiale questa. Giochino rilassante. Io che dico i cazzi miei. E la musichina. Oh. Tra l'altro ditemi se è alta la musica, perché non riesco a valutare. No! Ti odio mal. Dai! Attenzione. Dai. Olè. Oh yeah. Dovrebbe essere l'ultimo questo, vero? No, col cazzo. No. Boom, baby! Questo è l'ultimo, dimmi che è l'ultimo! Ehi, ma figuriamoci! Mamma mia. Certo, si pilota veramente male, vai! Dai! Mamma mia, che giochino del cavolo, sì. Ci diventa a me quando l'ho iniziato su PS4, ma mi tocca platinarlo, perché lo devo platinare, è una questione d'onore. Platinare tutti i giochi Naughty Dog. Però che palle, veramente. Metti Jack X per fa please. Mi sa che... No, lo devo scaricare. L'ho cancellato, credo. Ora vedo, ma... Mi sa che non ce l'ho sulla cosa. Fa vedere. A Pescape 2. No, lo devo riscaricare. Vabbè, questo si può levare ormai. Non lo vedo, non c'è. No. Ci fai vedere Assassin's Creed Origins? No, basta. È bastato ieri. Basta mai più. Metti a Pescape 2. A Pescape 2 facciamo un giorno. Giochiamo a Pescape 2. E così ve lo faccio vedere. Si gioca insieme. Tomb Raider ti è piaciuto? No, l'ho già finito su PS3. L'ho giocato tutto. L'ho riscaricato perché era un'offertissima. Tipo 5 euro.
però sì, l'ho ripreso per farci qualche live, ma non penso neanche piaccia, quindi proprio butta via 5 euro. Oggi ho provato la prima Uncharted 3, l'eredità perduta, devo dire che è fantastico, sì, assolutamente. Poi la facciamo la serie anche su quella. Sono certe che quella Uncharted 4 è andata bene, eh. Meglio del previsto, quindi insomma ci sta. Ci sta a fare anche l'eredità perduta. Io non ci posso credere che siamo più di 90 così. Cioè, a volte mi danno che siamo in 60. Aiuto, perché la gente va via. Poi metto Jack 2 così, si cazzeggia, si para. È la felpa rossa, è la felpa rossa. Però devo mettere l'audio, ora voglio sentire cosa dice. Sì, devo riconoscere che siete davvero in gamba, ragazzi. Ma ho un altro compito per voi. I bassi fondi erano una fantastica zona per contrabbandare prima che il barone installasse tutti quei dispositivi di sicurezza. E prima che qualche spuntino di troppo ti impedisse di passare per la porta principale. Scommetto che hai pensato a qualche altro fantastico piano con quel tuo cervellino adiposo. Tu dici, adesso chi è che dobbiamo pestare, stordire o far esplodere? Ma ecco, ho bisogno che qualcuno scenda. Ah, me la ricordo sta missione. E se per caso ci riuscite, in cambio vi darò un bel potenziamento per un'arma. Fammi pensare, acqua sporca e puzzolente? Certo. Che puzza molto di più del tuo alito dopo un pate di struzzo? Talmente ripiena di teste di metallo da far sembrare vuoti i cannoli che ti mangi? E con armi più letali delle tue ascelle sudate in una torrida giornata di agosto? Senti, brutta testa di fagiolo! Ti propongo un'alternativa. Noi ce ne stiamo qui tranquilli a fare la bella vita e tu vai a infilarti nelle fogne. Noi non faremo un bel niente finché non ci dirai perché le teste di metallo fanno affari con l'esercito del barone. Avrei dovuto gambizzarvi immediatamente, ok? Io so soltanto che il barone ha stretto un accordo disperato col leader delle teste di metallo. Le teste di metallo hanno bisogno di eco e il barone li rifornisce periodicamente. In cambio, le teste di metallo hanno accettato di attaccare la città in modo che il regno del terribile barone possa continuare ad esistere. Già, ma quanto può durare un accordo simile? Beh, il barone sta per finire l'eco, ok? E le teste di metallo non hanno molta pazienza. Il barone Praxis ha bisogno di questa guerra per mantenere il potere, altrimenti la città incoronerà il suo vero sovrano. Ovunque si trovi adesso, quella peste. Dexter e io ci infileremo nelle fogne. Comunque, non ci siamo dimenticati di quel potenziamento d'arma che ci hai promesso. Razza di sanguisughe. Madonna, me lo ricorda a mente. Me lo ricordava a mente questo... Cioè, mi ricordo pezzi di frasi, incredibile. Senti là che atmosfera pacifica. No, va via la musica. Aria sgombra. No, aria sgombra è Beyond Good and Evil. Ragazzi, prima o poi lo giochiamo tutto, Beyond Good and Evil. È troppo bello, lo dovete conoscere. Beyond Good and Evil. Andiamo alla stazione, alle fogne, alle fogne. Aspetta che qui vedrà c'è la missione di trovare, dove bisogna trovare il globo. Per favore, una live ASMR, sì. Ecco. Manca la musica, Enrico, sì, l'ho levata apposta. Allora, dovrebbe essere qua sopra, vediamo un po' se mi ricordo. No, non era qua. No. Non mi ricordo dov'era. No. Eccolo là, no, non ci arrivo. Non ci arrivo. Metti l'audio del gioco, no.
Bisogna. È una live di chattino. Si parla, si discorre. Leggo commenti mentre io cazzeggio per i cazzi miei con Jack 2. Perché è snervante, se no, la musica di Jack 2 è una rottura di coglione e basta. Dai, non ci arrivo. Mi ci voglio zoomer, mi sa. Non ci arrivo, ci arrivo. Yeah. Zoomerino. Cosa pensi di Astray? Non l'ho giocato. Metti la bassa, vabbè. Queste missioni sono un tumore, sì, lo so. Alfa, siamo in marcia. Così è abbastanza bassa? È brutto così. Così è bassa, dai. Si sentono un po' di suoni. Così va bene. È anche troppo alta per i miei gusti. Così, dai, ci sta, hai ragione. Dai, è meglio così, dai. Ragazzi... è così, ragazzi. La vita è un casino, la vita. Qui, eccoci qua. No! Prendi l'eco rosso! Non c'è l'eco. Tipo, a me del 2 non mi piace che non c'è l'eco. Proprio non mi va giusta cosa. C'è l'eco scuro, grazie, ma è... Vedi, queste sono le porte che diceva Mark Cerny. Gli ascensori. L'ascensore... Ok che a livello di storia dici che stai andando nelle fogne, ma in realtà l'ascensore è messo lì per caricare tutta l'area. È un camuffamento del caricamento. Anche nel 3 c'è l'eco, sì, infatti. C'è l'eco luminoso almeno. Oh. Però sì, non mi piace. Ah, ecco. Oh, gira. Poi qui bisogna venirci col jetboard. Con l'overboard, come si chiama? Jetboard. Ah, non sapevo. Passiamo la musica. Io dico che con Jack 2 il relax finisce presto. Può darsi. Passiamo la musica, mettiamola a 75, perfetto, non avrei mai potuto metterla meglio. Però cacchio, cioè pensare che questa roba andava su PS2 e... Cioè la PS2 era una bella roba, Cioè, oh! Tutti questi effettini di luce. Sono male, dai, sono morto. Il 3 non mi è piaciuto molto perché mi ha confuso di più. No, guarda, vedi, la osa ignorante di Jack 2, ha ragione, ora finisce relax. No, troppo alto il volume. Finisce relax ora. A me il 3 mi piace di più per le ambientazioni, deserto, cose così. Poi indubbiamente il primo è il primo. Però appunto vedi, la cosa brutta del 2 è che finisci, cioè mori e devi rifare tutto da capo, una cosa impossibile. PS2 è la miglior console al mondo per il momento, sì, come vendite sì. In realtà non era la più potente di tutte, la più potente era proprio appunto l'Xbox, che però è uscita un po' dopo, non mi ricordo quando è uscita, nel 2002, boh. Poi anche il GameCube era più potente, però la PS2 vinse, per i giochi ovviamente, a parte per tutto lo strapotere, per il successo che aveva avuto la PS1, e anche per questo penso che la PS2, secondo me, la PS5 secondo me bisserà il successo della 4, perché la PS4 aveva avuto un successo bestiale, no? Sa assurda. Cioè, guardate che di questi tempi, secondo me, cioè, il successo come ha avuto la PS4 non era scontato assolutamente. Cioè, nel 2019 una console che arriva a più di 100 milioni, una console non Nintendo, che comunque Nintendo riesce non si sa perché, per Mario, Pokémon. Ecco, qui mi ci frega sempre. Non è da sottovalutare sta cosa, insomma. Pa!
Secondo te Sony ci sta riservando le bombe a studio del PS5? Non lo so. Il punto è che è normale che ancora non abbiano rilasciato nulla quando delle bombe devono ancora uscire su PS4. Deve uscire The Last of Us e Ghost of Tsushima, che personalmente non so. Io ho un po' paura che floppi Ghost of Tsushima, secondo me. Vedremo. No, spero di no, ma vedremo. E è normale, secondo me, i giochi, se per bombe intendi nuove esclusive PS5, ne sapremo di più dopo l'estate, ovviamente. O comunque dall'estate in poi. Prima dell'estate è difficile che buttino fuori giochi, perché deve ancora uscire The Last of Us e loro puntano tutto su quello. È normale, normalissimo, è sacrosanto. Xbox 360 ha vinto la generazione precedente. Sì, l'ha vinta. Ora non voglio fare il fanboy. Mi rendo conto che dicendo questa cosa posso sembrare fanboy. In realtà l'Xbox 360 ha vinto grazie al fatto che la PS3 era partita malissimo. E è un'affermazione che può sembrare un discorso a fanboy, ma se analizzi tutta la situazione ha senso. Poi c'è anche da dire che, cioè, l'Xbox 360 ha vinto proprio grazie al fatto che le multipiattaforma andavano meglio su Xbox. Su PS3 i multipiattaforma facevano schifo, mentre le ovviamente le esclusive andavano con le bestie. Cioè la PlayStation 3 poi ha recuperato parecchio negli anni. Era partita malissimo, ma poi ha recuperato, non è che ha chiuso male, non è stato un flop la PS3. Era partita male. Andiamo a vedere, voglio vedere, aspetta, su Wikipedia, perché comunque è interessante. Andiamo a vedere. Aspetta. No, Firefox. Ah no, aspetta. No, si vede malissimo così. Vabbè, mettiamolo così. Best selling consoles wiki. Ok, vediamo un po'. PlayStation 3, cioè alla fine la PlayStation 3 ha venduto leggermente di più, guarda. 87 milioni contro 84, quindi alla fine la PlayStation 3 ha comunque venduto di più. Certo, i numeri sono gli stessi, perché comunque Xbox ha venduto lo stesso tantissimo. Diciamo che la PlayStation 3 si è ripresa alla grande, cioè per come era partita male aver finito con 87 si è ripresa tantissimo, non lo sapevo, o comunque non me lo ricordavo. Guarda la PSP come è andata bene, guarda là, 82 milioni la PSP, e poi la PS Vita è andata malissimo. Dov'è? PS Vita? Che cazzo è? PS Vita 10-15 milioni, superata solo dal Wii U con 13 milioni. Madonna, il Wii U è stato un disastro. C'è una console fissa, una console domestica che arriva a 13 milioni, è un disastro. È stato un disastro allucinante. Mentre la Switch, ciao, minchia. La Switch secondo me ci arriva a 100 milioni. Un paio d'anni ci arriva, secondo me. Beh, oddio, non lo so. Boh, vediamo. Ma ci sta. Xbox One 46. Minchia. PlayStation 408. Bomba. Arriverà a superare la PlayStation 2? Chi lo sa. Chi lo sa. Ormai la PS Vita è un fermacarte. Nintendo DS è secondo in vendite. Quanto ha venduto Spiro? Quale? Renice TV? Non lo so. Preferisci Ratchet & Clank? Jack & Dexter o Ratchet & Clank? Jack & Dexter. Benché comunque mi siano piaciuti tutti i Ratchet & Clank, ma Jack è Jack. Cioè, oddio, col senno di poi sicuramente preferisco Ratchet a Jack 2, 3, quelli lì. Però di base, come serie, come personaggio, come appeal, mi garba molto di più Jack. Io direi Ratchet.
Chi lo sa, magari tante persone stanno aspettando l'uscita di PS5 per prendere PS4 a basso prezzo. Ah, anche sì, può essere. Sì, sì. Di che bella musichina. Favore. Quanto è rilassante sta live, da 1 a 10 è rilassante 180, è incredibile, ce l'avrei mai detto. Sì, l'hai detto, amico. Alla fine qualcosa di cui parlare viene sempre fuori. Ti piacerebbe vedere Crash venire utilizzato come Mario, cioè nel senso di creare un'esclusiva a tanti giochi di Crash molto diversi tra loro, Crash Tennis, Part. Se non esagerano, sì, mi piacerebbe. Ma che è sto alone? Cioè, tipo un gioco sportivo di Crash sarebbe figo. La Wii U faceva schifo in confronto al capolavoro della Wii. Diciamo che la Wii U è un'idea sbagliata, la Wii U non poteva funzionare proprio a livello... Facciamo il tuo lavoro sporco e torniamo più puzzolenti di un maiale caduto in un letamaio in pieno agosto. Mi sa che il mio successo con le donne è destinato a scemare. No. Ecco, a dire il vero credo sia l'odore del mio pranzo. Al lavoro nelle fogne, ragazzi. Immagino che adesso vogliate quel potenziamento d'arma. Beh, ce n'è uno per il blaster nascosto in qualche cassa del percorso di tiro. Se lo trovate, sarà tutto vostro. Ecco, c'è il blaster. Daniele Dem, si sono esaltati per il successo della Wii e hanno fatto una cavolata. Sì. Magari qualche potere in più che possa permettere a Crash di restare. Sì, ovviamente. Salve a tutti, come è stato Resident Evil? Bellino, mi è piaciuto abbastanza, non lo giocherei da solo perché mi cago, però ripeto, con una live con Vito sarebbe bello farcelo tutto in live, però boh, vedremo come va la situazione. Però indubbiamente mi è piaciuto un sacco di grafica, cioè veramente una bella grafica, come un po' inquietante a bestia proprio. Ah, eccoci. Siamo. Per me la missione più impossibile di Jack 2 tempi fu quella del ponte dove devi sparare a tutte le guardie. Sì, quella lì è ignorantissima. Quella è una delle più rognose di tutto il gioco, sì. Assolutamente. Che è capitata una cosa del genere? La prova con l'addestramento alle armi. Sì, ma certo. Ma ho giocato a GTA 5, mi sembra averlo visto, ma non ci ho giocato. I GTA non sono tanto. Sono tanto patito di GTA. Ehi, 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 piano con quella roba. Madonna. No, ho perso il giallo. Faccio sempre così io. La mossa vi sempre. Che casino! No! Ho perso il giallo! Bastaso! Che casino!
No, 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 no. Troppa roba. No, ho finito colpi. Dio. Bastardo. No. Merda. No. Difficile, difficile. Non vado a letto se non mi risponde. Cosa? Scusa. Zero play su Dexter. Sì, lo vorrei fare. In Jack 2 è bellissima la foresta dove bisogna prendere i pezzi. Sì, è il mio livello preferito, penso, di Jack 2, la foresta. Non posso mettere i comandi a tempo. Kilo 7, rispondi, ti rispondo, però rifammi la domanda. Scusa. Ma che mi avevi chiesto? Ok, Kilo, abbiamo finito. Cosa mi avevi chiesto? Ah, ho già risposto. Ok. Quella di Dexter. Io. Bastard. Rilassati, amico mio. Persi 700. Mi sa che c'è un trofeo, Se arriva all'oro mi sa che c'è un trofeo. Dio. Colpi, ho finito i colpi. Ma Cristo. No, non riesco a farlo. Migliorerei il record del circuito, ma non ce la fo. Dai, su. Boom, baby. Cazzo. No. Oh, madonna. Ci si può fare, ce la si può, non si può fare. Sì, Dio. Madonna, ragazzi. Sì, no, via, non si può, non si può, via, non ci si fa. Devo sbloccare il caricatore più largo, credo.
ci si fa. Qual è stata la tua più grande delusione a tema videogiochi? Non lo so, io ultimamente penso sempre a Death Stranding. Ho mai giocato il teaser uscito nel 2000? No, perché non avevo ancora la PS4. Infatti lo volevo giocare, ma non si trova più. Peccato. Io la PS4 l'ho presa a fine 2015. Sì, madonna, già... Sì. Non ha fatto il suono. Che casino. Scusate, ora vi leggo dopo. Esco qui, ehi. Bastardo! No, ce n'erano tre, attenzione! Sì, mi sa anche a me. Ricordo che alla fine arrivavano un sacco di robe. Eccole. Fermo! No, non ce la fo. Congratulazioni, hai ottenuto la medaglia d'argento. Vabbè, si farà quando... Ah, vedi. C'è una live nel mio ASMR. Oppure prima Jack 3. No, ma che Jack 3 poi? Va bene. Devo andare da Thorne o da cosa? Passo al settore successivo. Stasera si fa alle 4 e si stappa al prosecco. No, ora fino a mezzanotte, ora poi si chiude tanto. Comunque incredibile, cioè, veramente per me è una vittoria stasera, che siamo più di 80, sarà 90 fino a poco fa, così semplicemente cazzeggiando. Ho appena stappato il mio champagne per il VIP. Musica! Ecco. Qui, ah! No, Errol è il campione incontrastato ed è tutto pazzo ed è pericoloso in pista. Già, proprio il mio tipo. Solo un pazzo oserebbe gareggiare contro di lui. E a questo punto entrate in scena voi. Un mio cliente sta cercando un pilota molto veloce per la sua squadra. Questo è un pass di sicurezza che vi farà accedere alla sezione dello stadio. Di già la parte dello stadio. Che te lo per me. Ecco, l'ho già firmato io per voi. Ah, che carino. Noi sottoscritti piloti accettiamo di cedere a Crew tutti i guadagni delle gare, diritti di trasmissione, residui sindacali, frutti di sponsorizzazione, ricavi di apparizione in centri commerciali, presenza su carte collezionabili, proventi da fast food, diritti di utilizzo, contratti per talk show, linee di vestiario, tutti i diritti di stampa, compresi libri, romanzi, fumetti, brochure, diritti per giocattoli, diritti di sfruttamento ludico, diritti di gioco, sfruttamento di vitamine, diritti cinematografici e soprattutto qualunque pretesa in seguito a circostanze di morte e smembramento accidentale. Possiamo sistemare questi insignificanti dettagli più tardi, d'accordo? Se
da qui riuscirete a raggiungere il garage di gara vicino allo stadio in meno di 3 minuti. Il mio cliente dice che potrebbe prendervi in considerazione per la sua scuderia. Rendetemi orgoglioso. Incredibile, questa scena l'ho vista 27.300, sì, anch'io. Io quella cosa dello smembramento accidentale è una cosa che io mi sono ripetuto per anni. Ma tra l'altro credo lo dicessero anche in qualche gioco di Jack, di Crash, sì. Devo prendere l'altro zoomer di Ratchet, credo. Quale devo prendere? No. Cosa devo fare? Non mi ricordo. No, no, devo andare lì in tempo, ok. No, pensavo dovessi prendere uno zoomer apposta, un'altra missione, quella di io. Punta abilità, il doppiaggio della PS2 non era male. No, non ho fatto. Ma ancora, quelli della PS3 sono belli, dai ragazzi, non diciamo cagate. No, no, ho sbagliato. Mi serve un cambio vettura. Attività sospetta in questo settore. La frase meno detta in tutto il gioco. Chiama altri. Poi sempre lo stesso doppiatore che doppia tutti, vabbè. Chiama altri Hellcat. Non riesco a trovare. Questo. Dammi a me. Grazie. Chiama altri Hellcat. E ora si va da Kira. Ma di già così. Va bene uguale, va... No, voglio questo. Aspetto. Ricerca sospetti in corso. Vedi, negli open world c'è sempre questo andare nella mappa da una parte all'altra. Che palle. È una cosa che veramente mi fa passare la voglia di giocare gli open world. Cioè, mi rendo conto che una volta ci giocavo tranquillamente, ora invece mi pesa fare queste cose. Vabbè. 30 secondi? Sì, la forza sia con voi. Non ce la faccio. Non ce la faccio. I can do that. I can't do that. Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio, Giacomo, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Non ce la faccio. 10 secondi. Non ce la faccio. Non ce la faccio, devo rifare. Vaffanculo. In giro c'è il cartellone di Ratchet, sì. Comunque stamattina su The Last of Us ho messo la skin di Ellie tuta, ma la citazione è Kill Bill. Non lo so, non lo so, dovrei vedere. E devi rifare tutto. Che rottura di Belotas. Se non ti uscirà un nuovo Rayman, boh, sarebbe bello. Domani fai The Last of Us, non lo so, boh, domani è sabato, però non si può uscire, non si può fare nulla. Anzi, avessi sentito, oggi ne è morti più di 600. Inizia. Non è già un po' che è iniziato a essere preoccupante la cosa. Però si sta aspettando il picco e poi deve diminuire per forza. Non può andare avanti in aumento per sempre, prima o poi deve diminuire. Speriamo che sia stato oggi il picco e che non ci siano maggiori numeri, se no veramente è Bosna. È veramente Bosna. Dai. Dio. Picco non era questa settimana, infatti. E oggi è stato il giorno per ora di più, del maggior numero di morti. 620 mi sembra in un giorno. Sono tanti, ragazzi.
Cioè, già l'altro giorno erano 400, sono sempre tanti, però 600 sono veramente, cioè, sono tanti a 400. Però io spero veramente che inizi a calare, perché sennò qui è brutta solo la cosa. Li chiama altri, Eckert. Io, dai, no, la Madonna Santissima, dai. Che gioco di merda, che gioco di merda. Dai, siamo arrivati, siamo arrivati. Salve. Crew mi ha detto che qualcuno qui sta cercando un pilota. Adesso da fare. Siete i nuovi fattorini di crew, vero? Sentite, non voglio essere scortese, siete stati veloci ad arrivare qui, ma al momento io non sto cercando dei nuovi piloti e ho del lavoro da sbrigare. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarmi? No, io sto lavorando a un... ecco, è un prototipo segreto. D'accordo, chiedo scusa. Sentite, se pensate di avere del fegato per gareggiare in questa città, provate il mio prototipo di jetboard nel circuito dello stadio. Se vincerete la sfida dello stadio, vi prenderò in considerazione per la mia scuderia. A casa, però. Io non mi ricordavo che ti dava il jetboard così presto. Effettivamente è un gioco che dura quelle 20 ore, non è che sia così lungo, effettivamente. Però non siamo neanche a un quarto, penso, di gioco. O sì. Infatti ora lo provi e basta. Sì, è vero, poi te lo dà dopo, è vero. Non te lo puoi portare dietro, è vero. È lungo, più lungo del primo? Sì, il primo lo giochi. Sì, lo voglio fare una volta, un giorno che si fa una live, inizio tipo, non so, presto e a diritto tutto ciascuno finché non lo finisco. Tipo... Puoi salire e scendere dal jetboard in... ma la musica Lounge Bar mette Jack e Company, è bellissima. Se vince bene. Zia. Qui da PC non mi riusciva mai. Ula. Minchia. Attenzione. Dai. Stai zitta. Non si esce più, non si esce più, devi... Ma perché la camera è invertita? Ma che vuol dire? Prova a concatenare più mosse una dopo l'altra per fare punti.
C'è la camera invertita. No. Faccio schifo, faccio veramente cacare. Sì, l'hai detto, amico. Ma perché si inverte la camera? Mi si inverte la camera da sola, ma io non lo so. È possibile. Che schifo. Devo rifare, devo rifare. Non si può rifare? Non si può. Ah, sì, che si può rifare, scusate. Videogioco preferito, però Spiro nel 3, sì, nel 3 è più bello. Videogioco preferito. Ah, J-Tor. Erano fatte meglio le frasi di Skid di Spiro 3, sì, è vero. Almeno nella Reignited Trilogy, sì. Sì, poi sti pallicchieri che non servono una sega. Veramente un casino. Veramente un casino. Nuova e riporta ce le spiro. Qui è... No. Dai, sono già 48 secondi. Dai! Ma vaffano. Vai qui, su! Prego, te ne hai ben mette. Non mi riesce. Dai, almeno 50.000, dai. Cos? Vabbè, dai, argento. No, è bronzo. Vabbè, va sti cazzi, va. Credevo fosse il gioco. Tu hai tutto. Andiamo da Kira, poi si stacca. Mezzanotte, un po' di sonnino. Comunque, oh, siete riusciti a farmi giocare a Jack 2? Non volevo. Facciamo, vero? Lavorate per quella palla di sudiciume di crew. Cosa c'è di bello? Sembra che tu abbia vinto un po' di gare. È vero che il campione della città può visitare il palazzo? Sì, è così. Il bordino del palazzo. Buonanotte, Richetto, io vado. Notte, ragazzuoli belli, alla prossima live. Già, sono un grandissimo fan del barone. Ok, vi aiuterò a patto che la piantiate di seccarmi. Ho visto un vecchio ascensore di manutenzione alla base di una delle torri di supporto. Quell'ascensore vi porterà dentro il palazzo, a condizione che troviate un modo per dargli energia. C'è NAC 2 sullo store a 9,99. Andiamo a vedere. NAC 2, però mi cambia il bavello fisico. Blum, blum. Solo che è una merda, NAC 2, NAC. Anche il primo c'è. Boh. Voglio vedere il trailer, voglio vedere il trailer di NAC 2. Vediamoci il trailer di NAC 2. Vediamoci il trailer di NAC 2, perché
Io non me lo ricordo. Io ho giocato il primo e quando ti danno la parte in CB, knack 2 trailer e 3 2017. C'è un altro infinito di gioco. Non stai. No. 3 anni fa questo è 3 2017. Who makes a million robot clones of themselves? I mean, who does that? Oddio. Fire! Stop. Whatever it is, I'm in. Awesome. Boh, i commenti sono disattivati, bene. Non lo so, non lo so. Io ho giocato il primo, ma non lo so, boh, non lo so, non. Mi sembra tanto. Ora 9 euro fisico, sì, ma 9 euro in digitale, non so. Buonanotte Enrico, buonanotte. Mai provato, ma è un platformino, un po' anche slash. Un po' non mi piace la direzione artistica. Solo che è diretto da Cerny Games, da Mark Cerny. Però secondo me non. Magari il 2 è meglio del primo di sicuro, però. Secondo me è proprio il concept che. Cioè, carina l'idea di lui che si smonta tutto in tanti piccoli pezzetti. Entra nelle fessure, però boh. Su Amazon a 26, infatti. Cazzo è sto Cerny Games. Andiamo da Thorn. Vediamo cosa ci dice. Sì. Salvate l'uso. Cosa ci dice? Una delle miniere del barone è stata attaccata dalle teste di metallo. Direi che non è un problema nostro. È un problema nostro, dato che il caposquadra è uno dei nostri migliori informatori. Si chiama Vin, è un tipo fedele, deve essere salvato. Trovate il passaggio temporale alla centrale e usatelo per arrivare alla miniera in modo da salvare la patetica pellaccia. No, la palossa è la miniera. Perché ci mettiamo sempre i compiti più schifosi? Perché voi due no. Mi piacete per niente. Grazie, mi sembra giusto. Qualsiasi accordo abbia fatto il barone con le teste di metallo, l'ego della città sta quasi per finire e il suo tempo è quasi scaduto. Se non rimettiamo il ragazzo sul trono al più presto, temo che non ci sarà più alcuna città da difendere. Va bene ragazzi, si chiude qua, non ho più voglia di giocare a Jack, ho sonno, devo andare a letto, quindi basterei così. Vi ringrazio, è stata una bella serata, non pensavo, Resident Evil è stato bello, ci vediamo, vediamo un po' se fa una live domani, magari giocando a Crash, ci riprendiamo un po' così o con Rayman, non lo so, vediamo. Ma probabilmente domani la live. Qualche comandino potrebbe venire fuori da queste jack. Vediamo. Bella live, notte a tutti. Grazie a voi. Grazie, buonanotte. A Pescape 2, sì, la facciamo. Magari domenica. Vi va domenica a Pescape 2? Potrebbe essere un'idea. Fare la domenica, passare domenica pomeriggio a giocare a Pescape 2. Poi si fa le storie, vi aggiorno. 2 ore e 33, alla fine, visto, volevo fare un'oretta scarsa. Un'ora e mezza al massimo, siamo a 2 ore e mezza, quindi. Dai, io spero ancora il comando lema alla mano. No, non lo faccio perché non esiste. Good night, sì, ciao a tutti. Buonanotte, super ciao. Lo porterai tutto poi a Pescape? Dipende da quanta gente c'è. Dipende. Notte nottina, notte a tutti. Buonanotte ragazzi.
Basta, che vi devo dire? Super ciao, buonanotte, buona pescape, domenica ci sta. Da allora faccio una storia, vedo se vi interessa la gente a pescape e di domenica. Conta su di me, notte, va bene. Buonanotte ragazzi, super ciao, alla prossima. Finita anche la musica, quindi perfetto.